Adesso cominciamo a fare invece i petali su ferretto. Per i petali su ferretto io utilizzo, in questo caso anche perché ho usato pasta di zucchero bianca, utilizzo dei ferretti rivestiti con guttaperca bianca in modo che non si vedano in trasparenza e precisamente questo è un 26 gauge, quindi è molto sottile. Ok? Quindi cosa facciamo? Questo è il modo che ho, io ho due, diciamo così, due metodi per inserire il ferretto all'interno del petalo. Esistono dei tappetini appositi con delle scanalature all'interno delle quali voi potete inserire, comodamente il ferretto. Per chi non disponesse di queste, diciamo di questi, tappetini, io faccio in questo modo, cioè creo un salsicciotto in questo modo. Aspettate, sposto queste così magari vedete meglio anche voi. Poi lo schiaccio un pochino col mattarello, ma non troppo. Poi partendo dal centro, vado a schiacciare lateralmente in questo modo e in avanti, cioè così. Ok? Più spesso. Spesso centralmente e rimane poi più sottile lateralmente, ok? Continuiamo fino a raggiungere lo spessore desiderato, ok? Così. E con il, in questo caso userò sempre quello in questo momento, quello piccolo, ok? Andiamo a schiacciare, ok? Andiamo a coppare. Dopodiché cosa facciamo? Prendiamo il filo che abbiamo, diciamo il filo da 26, lo intingiamo un pochino nella colla alimentare, poi andiamo a inserirlo all'interno in questo modo. Non esagerate con la colla come al solito perché sennò bagnate tutto e diventa un casino, ve lo dico subito. Adesso, come abbiamo fatto prima, quindi cominciamo ad allargare il petalo. Questo l'ho lasciato un po' troppo spesso, ve lo dico subito, eh. Quindi andiamo ad allargare un po' il petalo. E andiamo a schiacciare il bordo. Dico la verità, e qua ripeto, commetterò una bella un'eresia, dirò un'eresia. A me non dà fastidio se il petalo è un po' più spesso al centro, ma i fiori mi piacciono con i bordi sottili. Cioè, a volte vedo dei fiori che hanno dei petali dello spessore praticamente di una bistecca e non lo so, non mi fa impazzire, ok? Preferisco averlo un po' più spesso al centro e fin lì non c'è nessun problema, ma avere il bordo più sottile, ok? Ok, a questo punto cosa faccio? Riprendo il mio venatore, lo inseriamo nel venatore e lo andiamo a dargli la venatura esattamente come abbiamo fatto prima. Ok? Così. Dopodiché, stando attenti perché adesso abbiamo il wires e secondo me prima a me è finita troppa colla, quindi il discorso che vi dicevo io di stare attenti a non esagerare con la colla, io ovviamente l'errore l'ho fatto subito, ok? Quindi prendiamo, ok. Adesso che cosa dobbiamo fare? Vi potete mettere sul bordo del tappetino, così, aiutandovi con lo stuzzicadenti, ok? Andiamo a piegare in questo modo il bordo del petalo di qui, ok? Poi potete utilizzare qualunque cosa, anche se andate dal fruttivendolo, quelle cose di plastica che sono dentro le cassette delle mele, per intenderci, che sono a forma diciamo di semisfera. Io utilizzo dei normalissimi cucchiai di plastica. Non fate altro che mettere
il petalo in questo modo e lo lasciate in questo modo asciugare. Okay. No, Pompea, infatti lo dicevo all'inizio, con l'hard rock e con l'hard rock e questi tappetini che sono quelli normali in Silplat, i miei in particolar modo sono di pavoni, io non ho bisogno di utilizzare né amido di mais né niente. All'inizio, per correttezza di informazione, ho messo un po' di Crisco, giusto per dire che potete utilizzarlo proprio per evitare che la pasta si vada ad attaccare troppo, però non ho bisogno, io non uso veramente quasi mai nulla. Vi vado a prendere uno dei petali che ho fatto stamattina, così vi faccio vedere come si è, nel senso, il grado di asciugatura nell'arco di, direi, 3 ore. Aspettate. Ecco qua, come vedete sta assolutamente su. È chiaro che non è ancora perfettamente asciutto, ok, va da sé, però non so se sentite il rumore, la pasta è già bella indurita, e questo, ripeto, l'ho preparato intorno al mezzogiorno di oggi, ok, sentite, è bella dura. Facendo un po' il riassunto, abbiamo fatto il bocciolo, ok? Adesso avremmo creato 3 petali a ferretto, sempre con il coppapasta piccolo. Mi andate a creare altri 3 petali a ferretto con il coppapasta medio e 5 petali a ferretto sempre col coppapasta medio, ok? Se volete potete aggiungerne altri 5 col coppapasta grosso, ma io domani non lo farò, ve lo vediamo dico. E insieme assembleremo insieme la rosa e l'andremo a colorare. Allora, quindi, cosa abbiamo fatto oggi? Oggi abbiamo visto come io realizzo le rose, diciamo così, realistiche. Quindi abbiamo cominciato a fare il bocciolo. Riuscite a vederlo o spara troppo la luce? Ok, il bocciolo. E come realizzare i petali a ferretto con il venatore. Ricordo il nostro sito www.bimagenta.it. Spese di io sono qua, mi iscrivete, sarò ben contenta di rispondere ai vostri dubbi e alle vostre domande. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, ci vediamo domani. Bacio bacio, buona giornata. Ciao!